Brescia e siamo in compagnia del Paradiso degli Orchi. Qui con noi c'è Andrea, Marco, Michele ed Iran. Vogliamo parlare un po' della vostra storia, chi siete, come vi siete conosciuti, perché avete deciso di formare questa band. Tutto è nato da me e Marco che si trovava in sala prove a improvvisare, a fare un po' di canzoni insieme, e da queste improvvisazioni si vedeva che nascevano cose molto interessanti che potevano diventare delle vere e proprie canzoni, quindi abbiamo deciso di provare a trovare altri che si unissero a noi e pian piano si è formato quindi questo Il Paradiso degli Orchi, che al 2009 si è stabilizzato con questa formazione ed eccoci qua. Com'è la scelta di questo nome per questo gruppo? Dovevamo praticamente partecipare a un concorso, sarebbe stato il nostro primo live e ci chiedevano il nome del gruppo che ancora non c'era, hanno chiamato una sera al telefono. Allora fateci sapere un nome, e il primo libro che avevo davanti vicino al telefono era Il Paradiso degli Orchi, Daniel Pennac, e ho detto va bene, dai, questo. C'era già l'idea in principio di utilizzare qualcosa di Pennac per dare il nome al gruppo e quello lì è stato il segno. Ieri sera so che avete fatto l'ultima data in calendario dei vostri live, quindi com'è andata la promozione del vostro album? Che tipo di riscontro avete avuto dal vostro pubblico? Molto buona, devo dire. Più che dal pubblico, però, cioè, io personalmente sono stato colpito più dalle recensioni a carattere nazionale, semi-nazionale o comunque locale. È stata più che positiva per noi, perché sapevamo comunque che di proporre qualcosa di un po' difficile, ma non nel senso di tanto di esecuzione quanto di proposta e di possibilità di chi ascoltasse di capire subito e di approcciarlo in maniera diretta e, diciamo così, accettarlo subito. L'ultimo video che volete produrre, diciamo, Margherita, giusto? Giusto. Spiegateci com'è nata l'idea di questo tipo di video, perché avete scelto questa via e non magari una cosa più semplice o più di impatto. Si parlava con i ragazzi con cui abbiamo già realizzato il video promo del disco, della voglia di Mari fare un video, qualcosa che ci aiutasse un po' a uscire dall'anonimato, comunque a far avvicinare delle persone alla nostra musica, e l'idea che un video fosse interattivo sembrava proprio la via migliore, perché fare un video fino a se stesso dove magari suoniamo, strafighe, facciamo qualcosa di particolare, era troppo fine a se stesse, quindi era solamente una cosa fatta per noi. Questa storia di fare un video in bicicletta dove ognuno canta la canzone, fa quello che vuole, comunque che ci mandi qualcosa di suo, e poi creeremo un canale YouTube, anzi sarà stato creato, dove tutti potranno andare a vedere quello che verrà creato alla fine. Magari si crea una sorta di classifica a quello che ha fatto la cosa più esagerata, cose simili. Quindi comunque voi, cioè, contate molto sulla partecipazione attiva delle persone che vi vengono a vedere. Cioè, mi dicevi anche comunque ieri sera cercavate in tutti i modi di interagire con il pubblico, non in maniera standard, ma dando loro la possibilità di essere parte integrante del vostro spettacolo. Sì, è un'idea che vogliamo portare avanti, porteremo avanti, mettiamo dei microfoni all'interno tra il pubblico, effettati in modo anche esagerato, appunto per creare qualcosa di simpatico e divertente. E i microfoni hanno attaccato degli strumentini, dei flauti, dei tamburelli, delle maracas, e possono proprio interagire con noi mentre suoniamo delle improvvisazioni. È un concetto che non sarà facile da proporre, però troveremo un modo. Che vi ha ispirato, o comunque una canzone importante della vostra vita? Allora, per me c'è Train to Brazil, no, non Train to Brazil, Sao Paulo dei Wilmots. Ok. E questa è fresca, è Day of the Bath Mat, cosa del genere, dei Mars Volta, che è obbligatorio che un musicista l'ascolti nella sua vita. Ma direi Tommy the Cat dei Blackmoose. Ok. Atom Armada, The Pink Floyd. Innuendo dei Queen.
Adesso un'altra canzone che per voi rappresenta il trash. Degli ABBA, Does Your Mother Know? Ok. Dei classico il triangolo di Zendo. Io vado sugli acqua, Dr. Jones. Oh, che bello. Ok, un'altra che è relegata alla vostra adolescenza. Quando pensate alla vostra adolescenza è quella canzone. Get Free the Vines. What's My Age Again? Mi sento tanto. Qualsiasi cosa degli Iron, ti dico Phantom of the Opera. E Rise, The Sepultura. Poi, la canzone della sbronza. Rotta per casa di Dio degli 883. Ma direi qualcosa dello Spastidious, ma... La banda Bardot, quel bordello, qualcosa di fuccheggiante e alcolico. Ultima della top 5, e iniziamo da te così almeno sai cosa dire, dell'approccio sentimentale fisico. Del limone. Con una ragazza. Niente, no, pensaci, torno dopo. Vale The Lemon Song. Posso romantico, mi viene un altro frutto, ma io ripeto. Questo piccolo grande amore di Baglioni. Mentre io The Passenger di Iggy Pop. Che tipo di progetti avete per il vostro futuro, come volete muovervi? Ora stiamo sperimentando, stiamo puntando molto sull'improvvisazione e partire da un concetto ed elaborare la musica, la struttura armonica della canzone in base a quello. Non sappiamo cosa verrà fuori, sappiamo che vogliamo comunque iniziare a scrivere più testi in italiano piuttosto che in inglese, appunto per una sorta di ricerca della comunicazione. Dal mio punto di vista ci taglierà le gambe perché taglierà fuori molto la parte più pop, magari della canzoncina, della canzone, però sono sicuro che sarà tanta. Qui termina il nostro incontro con il Paradiso degli Orchi. Ciao da Brescia Attiva, vi ricordiamo che l'omonimo album del Paradiso degli Orchi sarà ascoltabile sul sito appunto di Brescia Attiva. Un saluto da tutti.